Manu, dobbiamo parlare. Proprio adesso. Questo sono io. No, non questo. Questo. Eccomi. In effetti la situazione era abbastanza imbarazzante, ma per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. Io sono Emanuele, sono uno scrittore. O meglio, questo è quello che mi piace pensare. Mi piace fotografare il genere umano in ogni sua forma, una sorta di indagine sociale. Fino ad ora ho capito che esistono diversi tipi o forme di esseri umani e che è difficile essere se stessi, ma del resto come si fa? Ho una ragazza. Avevo una ragazza. Boh. Sta di fatto che grazie a lei ho capito tante cose sulle donne. Passavamo pomeriggi interi a baciarci. 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 Lei voleva sapere perché non volessi spingermi oltre. Insomma, ragazzi, dai! Non esiste più il romanticismo? In fondo l'attesa aumenta il desiderio, no? No, eh. Ma lei... il desiderio lei lo sentiva. E come se lo sentiva. Dovevo fare qualcosa. Pensavo, speravo che tutto andasse per il meglio. Cercavo di mascherare la mia ansia. Sudavo. Sudavo tanto. Sudavo troppo. Qualcosa non andava. Lui, come dire, non collaborava. Ma lei era super comprensiva. Non ti preoccupare, succede a tutti. Credo. Sì, ma non doveva succedere a me. Camminai tutta la notte disperato. Mi domandavo come tutto questo fosse possibile, da che cosa dipendesse. Finché non incrociai Marco. Aveva uno sguardo penetrante, in tutti i sensi. Ed improvviso iniziai ad avere una serie di flash, come se tutto in un attimo fosse chiaro. Mio cugino al mare i suoi scherzi, il mio compagno di classe alle medie che si segava e io che dovevo coprirlo, i porno alle 2 di notte. Certo, sapevo, reprimevo, ma era sempre lì. Porca puttana, non voleva mai andarsene dalla mia testa. Un tarlo orribile con il quale dopo un po' ci fai l'abitudine, diventa quasi... confortante. Abbiamo passato la notte insieme. No, non in quel senso. Abbiamo realmente passato la notte a conoscerci, a viverci. Lui era più grande di me, eppure avevo la sensazione che capisse tutto quello che gli dicevo. Non avevo dormito neanche un minuto, ma ero pieno di energia. Finalmente tutti i pezzi del puzzle della mia vita stavano andando al loro posto. Ero pronto. Quella stessa mattina avevo un appuntamento con un editore molto importante per lavoro. Non vedevo l'ora. Finalmente avevo trovato modo di dare spazio ai miei pensieri, alle mie idee e... wow. Nulla poteva rovinare questa giornata. La tecnica è buona. Quello che ha scritto è scritto bene. Un po' acerbo forse, sì, ma... il vero problema sta nei contenuti. Quanto ha lei? 19 anni? Allora, mi spieghi come può pensare lei di parlare di un uomo adulto, con tutto ciò che ne concerne? E soprattutto che sia credibile. Amori, sentimenti, problemi, il vissuto, le esperienze. Non le sembra che ci sia bisogno di un pochino più di... Senta, si prenda il suo tempo. Lei è un ragazzino, non ha bisogno di correre. Altrimenti le sue pagine rischiano di rimanere delle pagine vuote. È chiaro? Chiaro. Chiaro un cazzo! Ci avevo messo mesi a scrivere quella storia e mancava di contenuti? Di vissuto? Ma vaffanculo, è un libro, va bene? Non esiste più la fantasia? Non credo che la Rowling abbia mai volato su una scopa, eppure genio! Milioni di copie vendute. Io parlo di vita, di amore. Persino Silvia aveva letto la mia storia e diceva: cazzo, Silvia, questa notte mi ha scritto almeno 20 messaggi, ma io... ah già, io ero impegnato in altro. Scusami per stanotte. Non ti preoccupare. E che ho letto i messaggi e non sapevo bene che cosa... Non mi interessa. Silvia, non so come dirtelo. Allora non parlare. Parliamo sempre così tanto. Cosa ne dici di passare al livello successivo? Era proprio di quello che volevo parlarle.
Non dimentica l'altra notte. Oggi cambia tutto. Per favore, smettila. Non ci posso credere. Ma che cazzo c'hai nella testa? Lo sai quanto vorrebbero? No, ma che dico, ucciderebbero per essere al tuo posto. Io invece aspetto te. Perché io vorrei una cosa romantica. Una cosa speciale. Una di quelle... Io voglio scopare, cazzo! Silvia! Sei un coglione. Sei un ragazzino. Vattene. Hai capito? Vattene! E me ne andai. Con la coda tra le gambe e il pisello moscio. La giornata non stava andando come me l'ero immaginata. Ma forse c'era ancora modo di recuperare. Ero nervoso. La mia prima volta con un uomo. Ma che cazzo dico, la mia prima volta in generale. Ora che ci penso, com'è che funziona? Sarò io a dover... Oddio, non so, entrare? O magari è lui a dover... Oh merda. Ma non c'è una via di mezzo? Non so, qualcosa di meno invasivo? Manu, dobbiamo parlare. Proprio adesso. Questo lo chiami pompino? What? Ascolta, non è proprio così che si fa. Questa non me l'aspettavo. Vi spiego perché. Avevo una teoria. O meglio, il mio migliore amico ce l'aveva. Manu, ascoltami bene, perché non te lo ripeterò. Il mondo si divide in due categorie di persone. Le belle persone e le brutte persone. Le belle persone sono quelle che fanno sesso orale. Le brutte persone, no. Chiaro? Io ovviamente mi reputavo una bella persona. Cosa sto sbagliando? Come faccio a dirtelo? Tutto? Stanotte mi sembravi uno che sapeva il fatto suo. Per carità, 5 ore a parlare, ma vabbè. Quando oggi mi hai scritto che eri giù di corda e volevi venire da me, pensavo che le intenzioni fossero chiare. Maledetto bastardo. Io volevo solo vedere... No! Io volevo solo scopare. Sai come funziona, una bella scopata. Tutti contenti e amici come prima. Ma questo è lo stesso ragazzo di ieri notte o il gemello stronzo? Non so quanti anni hai. E non mi interessa. Ma ti dico una cosa. Io ne ho qualcuno in più di te. E quando arrivi alla mia età, vuoi come minimo un pompino fatto come Dio comanda. Undicesimo comandamento. Fai un pompino al prossimo tuo come vorresti venisse fatto a te. Scusami, è che è la prima volta che faccio una cosa lì. Perfetto. Non aggiungere altro. Risentiamoci, ok? Magari più avanti, quando saprai cosa fare con un pisello tra le mani. Ok, ragazzino? Ok, a questo punto la situazione mi era decisamente chiara. Ragazzino. Questa maledetta parola mi martellava il cervello e racchiudeva la somma di tutte le mie delusioni. E per cosa? Per la mia età? Per la mia inesperienza? Oggi doveva essere una giornata speciale, invece ho toccato il fondo per ben 3 volte. Sono uno stupido. Si dice che una volta toccato il fondo si può solo risalire, giusto? Bene, è arrivato il momento. E prometto che vi racconterò tutto. Se sono le esperienze che mancano, le esperienze saranno ciò che avrete. Ci vediamo alla prossima puntata. Si comincia. Ba-da-ba-ba-ba.